guarda, guarda, guarda. Nove. No, voi non state bene, voi avete un disagio che... A me fa paura una persona, mai fidarsi di una persona del genere, che è paurosa. Buongiorno, è lunedì dall'officina di Beppe. Allora, aspettiamo Tiziano che sta andando a prendere Tabor perché ci vuole un pelo di officina mobile che Beppe ha già ordinato tutti i ricambi e domani, che è martedì, facciamo il tagliando insieme, così lo guardiamo, che è una cosa molto buona. E noi questa mattina siamo un attimo negli ultimi tribolamenti perché dobbiamo caricare il generatore che è lì, d'accordo, e andarlo a mettere sotto il lettino. Faremo probabilmente la prima prova all'accensione, facciamo le verifiche, dobbiamo cominciare a fare un attimo le pulizie e soprattutto finire lo stivaggio. Io ho due cavi da mettere a posto, anche perché ragazzi questa di fatto è l'ultima settimana lavorativa e domani siamo in officina da Beppe che ci spiegherà tante cose, fra cui anche la macchina per la decarbonizzazione, quindi la pulizia del motore. Dopodiché ci spostiamo invece in officina da Marco Camperopoli, perché da quello che ho capito la fiamma ha mandato il tendalino, quindi verrà sostituito, e faremo la revisione di stufa e boiler, così savoiardo è pronto. E in data 18, e di fatto quando voi vedrete questo video, che sarà venerdì prossimo, noi il sabato mattina andiamo a consegnarlo. Ora aspetto Tabor e cominciamo a fare un pochino di prove. Allora vi spiego cosa stavo tribolando. Come avete visto, ho inserito il fusibilone magnetotermico da 30 A nella discesa dei pannelli solari. Questo perché ti serve sia per manutenzione che per sicurezza. Allora, in questo momento vedete che c'è il simbolino dei pannelli che sta erogando dentro la batteria con una tensione di 14.4 volt al momento nell'impianto. Bene. Diciamo che io devo per un qualche motivo lavorare e staccare i cavi positivo e negativo o positivo e negativo della batteria dal regolatore. Se lo facessi così mentre i pannelli solari stanno erogando è un problema, il regolatore si brucierebbe. Che cosa mi permette, vedete questo pulsante? Io adesso vado a staccare il magnetotermico, vedete che sotto è scomparso il pannello solare. In questo momento vedete pian piano la tensione si abbasserà, arriverà sui 13.5 perché piano piano si abbassa, d'accordo? Io ho isolato i pannelli dal regolatore, d'accordo? Nel momento in cui, guardate, adesso io lo vado a riarmare, state attenti, tac, vedete che appare di nuovo il simbolo dei pannelli e la tensione torna a salire. In questa maniera noi abbiamo protetto il nostro impianto, qualunque problematica prima del regolatore si ferma. Per manutenzione posso staccarlo e chiuderlo. Ora abbiamo l'impianto finalmente fotovoltaico finito. Andiamo avanti. Finita questa lavorata, cioè noi avevamo teoricamente finito, invece il Don gli è venuta una crisi. Adesso ve lo spiego. Allora, Savoiardo monta il frigo Indelby CR 100 litri, mentre Tabor, che è il camper di Tiziano, monta il frigo Indelby CR 130 litri, che è il bestione là, d'accordo? Siccome Don Tiziano è Don Tiziano, fa, ma non è che per caso quel fatto che ci sono i 30 litri in più ci sta più roba? Ed effettivamente le misure sono perfette, quindi in sostanza le cose belle quando avevamo finito. Ora smontiamo il frigo di Savoiardo, lo mettiamo su Tabor, smontiamo il frigo nuovo di Tabor e lo montiamo su Savoiardo. Tutto a posto? Perfetto, siete stati bravi? Perfetto. Ok, cominciamo a smontare i frigo. Tira, molla, svita, abbriga. Fatto? Fatto. Quindi abbiamo Savoiardone dotato del nuovo CR 130, che ragazzi è tanta roba sto frigo, e per di più la serie 130 c'è una cosa che è molto bella, che è questa. La luce, ok? La luce, veramente molto molto bella. Sono 30 litri in più di frigo, che secondo me col discorso dei medicinali, figo. E il 100 è stato passato chiaramente su Tabor. Ok ragazzi, per oggi che è stato un bel lunedì, abbiamo fatto le cose grosse perché abbiamo sistemato, come abbiamo visto, il nostro impiantino fotovoltaico finale con tutti i stacca fusibili e tutto il resto. Frigo montato, dobbiamo rimontare la settina che adesso è appoggiata là sopra, dietro già posto i collegamenti già fatti e siamo a posto. Domani attendiamo Beppe che invece andiamo a fare il tagliando.
Ragazzi, è lunedì, ci vediamo domani. Buongiorno, è martedì. Da Beppe, è là, è pronto. Allora, cosa facciamo oggi? Tagliandino. Allora, oggi facciamo il tagliandone a Savoiardone. La cosa bella, ragazzi, è che possiamo infilare il naso all'interno di quello che sarà il normalissimo tagliando, però più che altro, che avendo Beppe a disposizione, possiamo chiedergli veramente un sacco di cose e spero anche molto utili per voi camperisti come me. Ora, accendiamo il mezzo, lo portiamo in officina, lo infiliamo sul ponte apposta, che pensate, Beppe l'ha preso apposta, che tiene 50 quintali in modo che possa lavorare sui camper. Andremo a guardare il filtro dell'olio, l'olio, il filtro gasolio, ci facciamo dare anche un pochino di consigli e soprattutto controlliamo bene bene che Savoiardone sia a posto. Adesso lo portiamo dentro. Partenza qua, verifichiamo già le pastiglie esterne. Ok, quindi vai a vedere il consumo, esatto, delle pastiglie. Abbiate pazienza che Beppe è timidone, ok? Quindi vedete cosa sta facendo? Ha messo un sondino con la luce. Esatto, andiamo a verificare le pastiglie dei freni. E lui va a vedere lo spessore della pastiglia sul disco, ok? Così vede se ci siamo o non ci siamo. Siamo praticamente siamo al 90% di buono, quindi okay, direi che le pastiglie vediamo se riesco a farlo vedere. Eccolo lì. Ok. Quindi le pastiglie siamo a un 90% di buono, quindi perfetto, sono nuove. Siamo tranquilli. Esatto. Alziamo il mezzo. Ok. Molliamo l'olio e il filtro dell'olio e lo lasciamo sgocciolare per un po'. Ora vai Beppe, io gli ho detto, mi raccomando Beppe, tranquillo, come se fossi con tuo figlio, in mezzo al bar, tranquillo, però è tesino. Allora, noi okay, a parte nelle smart non aspiriamo mai l'olio, ma okay, preferiamo farlo sgocciolare. Sgocciolare, perfetto. Con molliamo il tappo dell'olio, sì, e lo mettiamo in. Come vedete, l'hanno stretto abbastanza, esatto, forte. Quindi questa cosa è una cosa importante, ok? Cioè, ogni bullone ha una coppia di serraggio che viene indicata con i newton metro di coppia. Qui è stato stretto a mano e come veniva. Solo che a forza di far così si sbulona tutto. Allora, mi tolgo la mascherina perché siamo a distanza, sennò non capiamo più niente. Allora, di solito quando si mollano gli oli, intanto che si sgocciola per benino, si fanno tutto il resto dei controlli. Io parto sempre dalle ruote con un controllo dell'integrità delle cuffie dei giunti per vedere che non ci siano delle rotture, quella interna e quella esterna, poi si va a controllare la pastiglia interna, visto che prima avevamo controllato l'esterna, o perlomeno questo è quello che facciamo noi, poi è chiaro che ognuno, e anche qui direi che siamo messi molto bene. Poi si fa un controllo visivo di quello che può essere gli organi di scarico, di non vedere rotture, vediamo che c'è un bel turbo revisionato, quella là, esatto. Dopo daremo un'occhiata anche alla cinghia, partiamo con lo scarico, che non ci siano perdite di gasolio, perdite d'olio. In questo caso qua è tutto bello asciutto, secco e non c'è niente. Tra l'altro anche molte volte l'aggiunzione motore cambio a volte perde, invece esatto, in questo caso per fortuna a posto. Il serbatoio del gasolio direi che siamo in ordine. Lo scarico, se vanno a verificare i gomini, che fanno veramente, che questo qua è rotto e noi lo andremo a sostituire, questo idem con patate. Quindi cosa succederebbe se fai il tagliando e non le sostituisci? Fra due mesi cade la marmitta per terra. Questo dai, tutto sommato fa un po' più schifo, ma tiene anche botta. Esatto, già che ci siamo diamo una sbirciata agli ammortizzatori, che non ci siano perdite d'olio, tamponi fine corsa quando si è troppo carichi. In questo caso qua hanno un po' pagato dazio, però sì, guarda, allora c'era quello delle di più, vedete? Sì, sì. Di quando era Savoiardo aveva il culone pesante. Poi un'altra cosa che controllo sempre, mi piace guardare,
nei freni posteriori, soprattutto a tamburo, vedere che non ci siano delle fuoriuscite d'olio. Ok, trafilaggi. Esatto, perché se vedi delle fuoriuscite d'olio in quel caso... Cilindretti scoppiati. Cilindretti scoppiati, paroli che non tengono, eccetera, eccetera. Direi che tutto sommato siamo a posto, procuriamo i gommini della marmitta, okay. Intanto che sgocciola facciamo il lavoro sotto. Bella! Intanto, cioè, per rendervi conto, sono già qualche minuto. Guardate. Ok, sta ancora sgocciolando, quindi quando fate, vi fate il tagliandino a casa, mi raccomando, lasciate sempre sgocciolare. Diciamo una cosa importante, ma se un camperista di quelli brutti, cioè i nostri, noi siamo brutti, viene qua a fare il tagliando, diciamo un Ducato, un X244, un 230, cosa costa mediamente un tagliando? Voglio dire, cambio dell'olio, filtro olio, aria e gasolio. Allora, un tagliando completo che comprende, adesso negli ultimi modelli ci sono anche i filtri abitacolo, che in questo periodo qua è sempre consigliato cambiarli, siamo dai 250 ai 300 euro, grosso modo, che sia un Fiat, un Ford. Comunque dentro i 300 euro fai un bel tagliando. Compreso anche il filtro antipolline. Esatto. Non è male. È compreso un olio che per me... Che gradazione andiamo a mettere su Savoiardo? Questo andremo a mettere un 5,40. 5,40, bello liquido quindi. Ok. Bene, sulla gradazione c'è da spenderci 5 minuti, lo faremo con calma con Beppe. All'urlo di battaglia cambiamo questo filtro, siamo pronti. Allora. Ora, lasciamo lavorare Beppe e noi lo guardiamo estasiati no, però lo guardiamo e intanto provo di spiegarvi e magari se dico una minchiata, Beppe mi ferma. Allora, come abbiamo visto è già tutto in scolo, filtro dell'aglia, filtro del gasolio già tirati giù, quindi adesso cominceremo. La cosa importante è sempre umettare, come faceva notare il Don, umettare il nuovo filtro, quindi vuol dire bagnare la guarnizione del nuovo filtro dell'olio prima di montarlo. Aspettiamoci che non rimanga la guarnizione. Che non rimanga la guarnizione. Quanto si stringe il filtro dell'olio? Una volta andati vicino. Allora, vedete che lo sta avvitando sul suo supporto. Una volta andati vicino. Si sente proprio a mano. Di solito questi li tiro a mano, non c'è sì. Bisogno di. Però magari. Subito. Si dà vai un pelino proprio da ok il quarto di giro esatto mai quarto. Perché mai stringere troppo il filtro dell'olio nuovo? Anche perché si può rompere la guarnizione, puoi perdere l'olio, puoi tirarli via, diventi matto, esatto, devi curarli, devi fare un mucchio di che succede spesso con il gasolio, esatto, filtro del gasolio. Io nel mio non ti dico cosa ho dovuto inventarmi, perché andiamo a pulire, ok. Cioè, guardate la certosinità. Questa è una cosa bella, capito? Andare a pulire le cosche, ecco. Io non sono così, sappiatelo. Anzi, non è che lo sapete perché lo vedete. Lo grazie. Vedi, quando lavorano bene, io invece faccio le cose fatte male. E quindi quando ho fatto il cambio dell'olio sono venuto fuori che anche la GoPro era unta, quindi va bene. Ok, quindi installato il filtro dell'olio. Quindi come avete visto, unta la guarnizione, rimontato a mano, arrivato in appoggio, un quarto di giro, fine dei canditi. E il filtro dell'olio, siamo a posto. Cosa facciamo adesso? Prima di chiudere il tappo, cambiamo, sostituiamo la... Ecco, questa è una cosa importante. Guardate che belle cose. Lui vedete che ha tutte le varie guarnizioni, alluminio, rame o quello che possa essere, e va a mettere una guarnizione nuova sul tappo dell'olio, ogni cambio dell'olio. Questo per fortuna, quando c'è un ponte è un'operazione semplice, quando non c'è un ponte è un'operazione esatto. Brutta. Andiamo a mettere anche il secondo. Vedete, no? Cioè, lui è un attimo col ponte, fatto, messi i gommini, quando dovete fare voi che non avete il ponte, brutti momenti. Scusate, me lo appoggia delicatamente però, Delicatamente, perfetto. Ok, ancora un po'? Perfetto. Con la schiena, Quindi controllata sull'olio dell'idroguida, esatto. Vedete che lui appoggia la luce per vedere esatto. bene il livello. Il livello si vede e siamo bene. Perfetti. Anche il colore è rosso, okay. Non è nero. Quindi la luce ti serve per vedere bene il colore. Esatto. Ok. Lavavetri. Okay, riempiamo anche con il liquido lavavetri. Cioè, Savoiardo, un lavoro così, meraviglioso. Perfetto.
Questa è una cosa figa, non l'ho mai visto, adesso la fa vedere. Andiamo a controllare la densità dell'antigelo. Dell'antigelo. Cioè, esatto, vediamo quanto praticamente resiste. Gliene aspiri un pochino, vedi che, vedete che si è riempito qui dentro, e va a vedere la densità, cioè quanto funziona ancora. Allora, okay, l'antigelo fino a meno, a metà tra 35 e 40, okay. Fino a meno 35 a posto. Va bene, perfetto. Entro. Nell'uovo di Pasqua c'è l'uovo di Pasqua. Della roba. Della roba bella. Quindi dove è andato con questo camper? Okay. Quindi il filtro già vi dà un'idea di come sta un po' tutto. Però dai, tutto sommato. Ma tutto sommato non è neanche messo un disastro, male, però diciamo che il noi. Va cambiato. La differenza di colore. Ok, aspetta, eh. Ok, sì, sì, sembra. Ok. Sembo io dopo che ho finito di mettere a posto il garage. Stessa cosa sul livello olio dei freni, quindi. Visto che le pastiglie abbiamo detto che erano nuove, l'olio deve trovarsi al massimo. Quindi, infatti ci siamo. L'olio è sempre bello di colore, vedi con la luce ti aiuta. Ah, si vede bene. Per capire che colore è l'olio. Sì. Vedete, quando lo faccio io sporco mezzo motore, perché lui ha l'imbutino, capito, con il curveno. Allora, olio, cosa gli mettiamo? Ma 5,40. Un 5,40, quindi molto liquido, un 5,40. Questo è un passaggio importante. Allora, io mi fido di tutti, ma non mi fido di nessuno. Lì abbiamo letto 6 litri con filtro. Io grosso modo so che ci vanno 6 litri. Però se io ho il dubbio, non so quanto olio ci va dentro. Ne metto 5. Ok. Mettiamo in moto il nostro savoiardo. In modo che tutto l'olio vada in circolo. Vada in circolo, va a riempire il filtro e quant'altro. Per la maggior parte l'olio, diciamo che va quella che va nel filtro. Nel filtro, chiaro. Le contiene. E poi verifichiamo il nostro livello. Quindi, praticamente, 5 litri. Adesso lui chiude il tappo, accende il mezzo, lascia in moto quei 20-30 secondi, insomma, che giri un po' tutto. Dopodiché si spegne, aspettiamo un attimo. E dopodiché, tramite la stina, andiamo a fare il livello. Infatti abbiamo messo 5,5 e richiede l'altro mezzo chilo. Perfetto. Per andare a livello. Per andare a livello, quindi totale 6 litri. Bene ma non benissimo. Aveva ragione. Perfetto, cosa stai facendo? Lucidiamo un po' di plastica. Cosa fai? Lucidiamo un po' di plastica. Lucidiamo un po' di plastica, hai dei problemi. Cioè lui sta. No, vabbè, ma io vi metto insieme voi due. Cioè sta spruzzando per. Guarda, per dare una lucidatina alla plastichina. Voi avete del disagio, da piccoli vi è mancato l'affetto, ci è successo qualcosa, perché cos'è successo? Guarda, no, non vedrà mai una cura così, Savoiardo, lo sai, vero? È l'ultima. Fanne conto perché è finito i canditi. Appunto perché è l'ultima, anche la lucidata alle plastiche. No, vabbè, lo guardiamo alla fine. Allora, dopo aver lucidato, stanno ancora lucidando. Savoiardo. Allora faremo un'operazione in più che però noi la facciamo vedere nel questo vlog di venerdì, perché sennò ragazzi non andiamo più a letto, ma faremo anche la pulizia di idrogeno con la macchina che ha fatto Beppe. Quindi io vi rimando al video di martedì, non la vedo in giro ma dopo la guardiamo, così sappiamo già che abbiamo Savoiardo unto, lisciato, cioè rendetevi conto, guarda, no, voi non state bene, voi avete un disagio che... A me fa paura, una persona, mai fidarsi di una persona del genere, che è paurosa. Quindi, grazie intanto a Beppe, all'officina New Point Service, e soprattutto se siete zona Ferrara, zona Bologna, ma anche se venite da fuori e vi fa piacere, hanno sventrato qualcosa, passate da Beppe a salutarlo, perché oltre ad essere un bravo meccanico, è anche un camperista, quindi soprattutto conosce le vostre esigenze, e non è poco. Ora, idrogeniamo Savoiardo, ma lo vedrete nella puntata di martedì. Aspetta, che giorno è oggi? Che giorno è? Che cavolo ne so. Come che cavolo? Aspetta, che giorno è? Oggi è mercoledì. Mercoledì, perfetto, buongiorno, è mercoledì, siamo rincoglioniti. Allora, siamo da Camperopoli, quindi oggi stiamo girando tutte le officine. Ci sentiamo un po' delle meretrici da officine, si può dire? Meretrici da officine. Non lo so, allora, il Don intanto c'ha il sapone da piatto in mano. Allora, abbiamo Savoiardo sotto il telo in officina da Camperopoli da Marco, perché dopo aver fatto il controllo meccanico andiamo a fare il controllo anche degli impianti a gas, quindi la stufa e il boiler, che sono le due utenze rimaste. Noi intanto, io e il Don, ci finiamo di sistemare le ultime due o tre cose dentro, lui è già armato di santa pazienza e un pochino di pulizie. Basta, altro da dire?
Ok, aspetta che lo vado a rianimare. Perfetto, ci vediamo dopo. Scusate un po' di robe, ma allora abbiamo finito di fare tutte le nostre cosine, frigo e tutto il resto. Con Marco abbiamo già preso, diciamo, contatto, nel senso abbiamo controllato le cosine da fare, le cosine da non da fare, quindi domani mattina ore 9, d'accordo, siamo al il Polimax qua. Siamo di nuovo qui in officina da Marco che facciamo tutti i controlli e mi fa piacere farveli vedere sia del boiler che della truma. Così se con la disponibilità di Marco vediamo anche il discorso di quanto non è una passeggiata l'idea di prendere, smontare, cioè è comunque una cosa complicata. Sapete che quando si parlava di gas vi ho sempre detto se io non lo farei proprio, non mi sento mai di dirvi fate voi, perché non è una cosa buona. Ottimo, perché abbiamo risolto come al solito tutte le varie problematiche. Adesso rimetto a posto anche l'Arcadia, che ultimamente il mio camper è diventato officina, casa, ufficio, praticamente di tutto. Santa Arcadia, guarda, meraviglioso. Allora, secondo me per oggi siamo a posto così. È un gran bel mercoledì, ci vediamo domani. Buongiorno, è giovedì, siamo di nuovo qui. Allora, di nuovo da Camperopoli, attendiamo Marco che era in giro, sparso. Stavano facendo il modello Giuditta perché c'era il rappresentante del vestiario lavorativo. Noi prendiamo fuori il savoiardo e cominciamo a fare tutte le nostre... Che dobbiamo... È perplesso anche il dono? No, dobbiamo fare il controllo della stufa truma, del boiler, ecco. Mettere i tappi. Grazie, è cozzo anche. Eccolo, guarda, l'uomo gas, l'uomo del gas. Signori, il gas. Signori, il gas. Buongiorno a tutti. Arriviamo. Giunti a questa, siamo dentro l'ambulatorio io e Marco. Allora, giunti a questo primo giorno di analisi delle cose del gas, quando vi dico il gas non si scherza, fatelo fare da professionisti. Allora, Marco adesso vi racconta dove siamo. Prego, dottore. Buonasera. Buonasera. Allora, niente, abbiamo controllato prima di tutto il boiler. Perfetto. Abbiamo tolto il tappo, mi raccomando togliete il tappo, aperto la bombola, c'entra e quant'altro, e abbiamo provato l'accensione. L'accensione del boiler avviene col pulsantino, parte il piezo automatico, e poi si sente partire la fiamma e lui automaticamente partito. Infatti è ancora acceso. È assolutamente acceso, l'acqua è già calda, l'abbiamo provata. Perfetto. È molto importante se non sentite la fiamma, andare a sentire la fiamma dalla parte del camino. Ok. Mi raccomando, non con la faccia davanti, perché nel caso di una fiammata vi fate i peli nuovi. Un po' sì, tutto il peeling vi fate proprio. Se non funziona, potrebbero essere mille le cose: l'elettrovalvola non fa passare il gas, la scheda non funziona più bene, molto più semplicemente il bruciatore con degli insetti. Sporco, il ragnetto, il famoso ragnetto del gas. E quindi quello lì, se è sempre meglio farlo fare a un professionista. Concordo. Ok. Il boiler in questo caso è partito. Perfetto. Molto bene, ha funzionato molto bene. La prova determinante è: fate funzionare il boiler almeno un quarto d'ora pieno d'acqua.
intanto non guardate che non ci siano delle gocce d'acqua che non perdo da nessuna parte. Due, dopo un quarto d'ora dovete avere l'acqua calda. Perfetto. E infatti qui, vieni di qua. Vai, vai, ti seguo. Di qua. Questa. Spero che si possa vedere il fumo. Sì, sì, si vede. Ok, questa è acqua calda, già pronta per essere usata. Quindi noi abbiamo l'impianto del boiler, perché ricordiamoci che su Savoiardo è rimasto solo boiler e stufa a gas. Il boiler perfettamente funzionante, invece abbiamo qualche problemino con la stufa. Ok. Allora, la stufa praticamente abbiamo dato una spiratina alle ragnatele, alle sporcizie che c'è di fuori, e abbiamo provato l'accensione. La fiamma pilota funziona benissimo, mentre il bruciatore non riesce a partire. Segno che molto probabilmente è intasato da dello sporco, oppure uno dei due ugelli è anche quello intasato. Bisogna smontarla. Perfetto. Montarla domani, ci mettiamo qua, smontiamo la stufa, vi faremo vedere alcune parti importanti della stufa. Questa ci piace. Quindi, ragazzi, oggi che è giovedì, siamo a posto così. Domattina venerdì, di nuovo da Marco, smontiamo la stufa, questa è una cosa importante. Ragazzi, mi raccomando, col gas non si scherza. Tutti i controlli che vi ha detto Marco, sacrosanti, se c'è qualcosa che non va, occhio a mettere mani, perché rischiate di fare del danno. Ci vediamo domani, che è venerdì. Morte viola. Buongiorno, è venerdì, qua ragioniamo su cosa. Allora, sono felicione perché è venerdì, uno, la birra del venerdì. Ho un po' di disagio perché piove, però sono felice perché è venerdì. Guarda, due uomini finiti. Sì, parla uno lì. Un altro finito. Ragazzi, siamo arrivati all'ultima cosa. Oggi l'uomo del gas, appena l'uomo del gas è pronto, tiriamo giù la stufa, da quello che ho capito, la deve smontare, si revisiona, si pulisce, la stufona di Savoiardo è nuova dopo. Dopodiché abbiamo veramente, ragazzi, le ultime due o tre lavorazioni da fare, tipo attaccare la tenda e poco altro. Attendiamo l'uomo del gas. È tornato l'uomo del gas, è già pronto, già l'opera l'uomo del gas. Adesso, quindi, Marco si smonta la stufa, io ti lascio la GoPro lì dietro, così te lavori sereno, smonti tutto e soprattutto voi vedete, anche là stanno facendo un macello incredibile. Arrivo. Facciamo vedere un attimo dove va il ragnetto a fare questo famoso ragnetto. Il famoso ragnetto del gas. Esatto. Allora, il ragno entra all'interno di questo bruciatore, all'interno qua, e fa il ragno all'interno della spia, per questo, della fiamma pilota. Il nido lì dentro. Qua, all'interno di questo foro qua, esattamente qua. Questo foro qua. Lui fa il nido qua dentro, okay. E quindi non passa più il gas, per quel motivo. Qua dentro. All'interno del primo bruciatore, okay. Della fiamma pilota, quindi non si accende più, però questa cosa è importantissima, farla fare un centro che sappia cosa sta facendo, perché ci sono alcuni passaggi obbligatori, uno tra tutti, sostituire sempre l'anello di silicone, che è la guarnizione che mi permette di non fare uscire il monossido di carbonio. Mi raccomando, questa è una cosa importantissima. Va. Ve l'appoggio. Stufone revisionato, perfettamente funzionante, Marco come al solito. Ora facciamo un'ultima modifica che mi piace molto. Praticamente andiamo a inserire due vitine di sicurezza qui, per chiaramente, siccome questa è a sgancio, serve per la pulizia, onde evitare che, visti i terreni dove deve andare, mi possa per un qualche motivo sganciare, ci mettiamo due vitine, o basta in realtà una vitina di sicurezza, in modo che almeno siamo tranquilli. Ragazzi, tutte le utenze di Savoiardo sono a posto, quindi acqua, gas e tutto il resto, tanta roba. È venerdì, ci vediamo questa sera alla premiere, anche perché, ragazzi, la prossima settimana è l'ultima, lo portiamo su, lo consegniamo ed è giusto che cominci a lavorare. Aspetta che aspettiamo l'uomo del gas, guardalo che arriva con il lui deve trapanare. Esatto.
Ci mettiamo la vitena e basta, ci mettiamo la vitena. Ragazzi, a stasera. You can't stay here.